Volevo inoltre presentare, cioè avevo l'onore di presentare Annalisa Potenza, che è qui tra il pubblico, è insegnante di scuola media, pittrice e poetessa. Ed ha fondato ultimamente un gruppo letterario con scrittori e artisti di tutta Italia, e al quale ho partecipato anch'io a questo progetto bellissimo letterario che si intitola Oltre il conflitto, una nuova visione. Annalisa, se vuoi dire qualcosa tu. Allora, sì. Senza andare troppo. Allora, intanto ringrazio tantissimo. Si sente la voce? Benissimo. Allora, ringrazio tantissimo Manuela Di Dalmazzi, innanzitutto, e tutti quanti, compresi tu, ovviamente. Allora, in breve, perché ho la mascherina. Il progetto consiste in questo. Allora, siamo scrittori e artisti provenienti un po' da tutte le parti d'Italia e stiamo scrivendo, abbiamo quasi finito, un libro destinato alle scuole medie, superiori e possibilmente, speriamo, anche all'università, che parla appunto del conflitto, più che altro le cause e le modalità di gestione. Ma più che sulle modalità di gestione abbiamo pensato alla prevenzione. È un po' particolare l'argomento e effettivamente va letto il libro. Allora, alle scuole il libro andrà in formato PDF e online, in poche parole, dopodiché ci sarà anche la pubblicazione, quindi chi vorrà leggerlo pubblicato potrà leggerlo tranquillamente e soffermarsi un attimino su quelle che sono le nostre, diciamo, proposte, chiamiamole così, perché ovviamente uno scrittore, un pittore, un artista ha sempre una visione, qualcosa di nuovo da proporre. E questo, insomma, fondamentalmente è qualcosa di nuovo e anche di utile, secondo me, a livello didattico, perché il libro si configura proprio quale materiale didattico utile agli insegnanti, ma anche agli alunni. Dato che viviamo in tempi particolarmente conflittuali, abbiamo pensato di trattare questa tematica. Ecco. Però, ripeto, non ci soffermiamo sul conflitto, ma cerchiamo di andare oltre, proponendo appunto una nuova visione. Il nostro gruppo letterario artistico si chiama Creazionismo Postmoderno e qui c'è una riflessione, ci sarebbero delle riflessioni da fare, ma non è la sede. Spero di essere stata abbastanza concisa, che mi abbiate sentito tutti e vi ringrazio ancora tantissimo. Grazie Annalisa.